piazza Lamborghini e lascia aperto, questa diventa un'opportunità quando il soggetto intendesse beneficiare persone fisiche per poter appunto garantire loro questa senza che poi possa sorgere la successione un contenzioso per lesione dei diritti che abbiamo detto prima, riservati comunque necessariamente a coniuge, figli e via dicendo. Altro vantaggio del fatto che la polizza, l'indennità derivante dalla polizza non è soggetta alle regole della successione è che chiaramente questa indennità non acquistata sulla successione, ma come ti diceva, dura proprio, non deve necessariamente essere considerata nella deduzione di successione del soggetto debutus. Noi sappiamo che quando il soggetto muore, coloro che sono chiamati all'eredità o che sono appunto legatari, il concetto che ho detto prima, sono obbligati entro un anno dall'apertura della successione a presentare quella che è la denuncia di successione, salvo diciamo una eccezione, tra l'altro di recente modifica anche normativa, che sono i poli di esenzione in cui non si è tenuti a presentare la denuncia di successione. Uno di questi casi è il caso per esempio in cui il patrimonio, l'attivo ereditario non supera i 100.000 euro e in questo attivo non vi siano beni immobili. Se ci troviamo in presenza di queste condizioni non si è tenuti a presentare la denuncia di successione. Se invece o perché in realtà ci sono beni immobili o perché comunque il valore supera i 100.000 euro si è obbligati a presentare la denuncia di successione entro un anno dall'apertura